Benvenuti OS Italia, il nostro quindicinale sull'emergenza italiana e anche romana e anche milanese, laddove voi ci vedete compiutamente. Ne parleremo, come vedete nel sottotitolo, emergenza climatica, ambientale e morale, perché oggi sono accadute delle cose che non possiamo sottacere. Ne parliamo con la dottoressa Patti Labate, Buonasera, senatrice salve. della Repubblica, in quota Movimento 5 Stelle, economista ecologico, giusto? Esatto. Quindi un'esperta delle questioni legate all'ambiente, all'economia e all'ecologia, che mi pare uno snodo estremamente decisivo e importante per questa nostra trasmissione e per questa emittente. La ringraziamo perché è anche un'amica dell'emittente, si sobbarca, diciamo, questo impegno così gravoso, diciamo, anche in orario scomodo. L'ingegnere Giuseppe Milano, Buonasera. Da proveniente da Cinisello, no, da Bari, da Bari, Bari. mentre la senatrice è da Polignano a Mare, quindi siamo in una vicenda per cui anche le vicende pugliesi non le potremo scantonare più o meno, dell'ISPRA, Istituto Superiore della Protezione È la Ambientale, ricerca ambientale, della sì. ricerca ambientale, un organismo che è sotto, diciamo, l'egida del governo, Sì, del il Ministero Ministero dell'Ambiente in dell'Ambiente, particolare, sì. un organismo nato 10 anni fa, 11 anni fa se non sbaglio, Sì, è direi entrato a sì. regime 7-8 anni fa e che si è meritato molti, moltissimi attestati e benemerenze per l'opera svolta. Ringraziamo anche Milano che ci accompagnerà in questa, diciamo, serata, di riflessione. Non poteva. Allora, io intanto mi scuso con la senatrice e anche con l'ingegnere, un po' di meno, perché l'ingegnere ha meno doveri istituzionali se non scientifici. Con la senatrice eravamo messi d'accordo che avremmo parlato ovviamente di ambiente, ovviamente di rifiuti, ovviamente di ecologia e poi di vicende, lei non lo sapeva, ma pugliesi, ma quello non era, diciamo, no, una trappola, No, né, perché è pugliese se parla di. E quindi sapete, pugliese vuol dire mi xylella, tocca. vuol dire Sì, certo, non Ilva, c'è che è problema. inquinamento, vuol dire TAP, vuol dire il nuovo elodotto, quello che viene da Cipro e via dicendo, che probabilmente questa sera, e quindi in qualche modo probabilmente la rinviteremo, Mi incalzerà. non so se riusciremo ad arrivarci fino in fondo, Certo. perché noi oggi segniamo storicamente, come emittente, come dell'ambiente, una grande vittoria che ci viene in dono dalla California e dagli Stati Uniti, perché questa notte il Tribunale della California ha condannato la Bayer Monsanto sull'uso del glifosato, questo erbicida, pesticida, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è promotore del cancro, che in Europa è stato in qualche modo tollerato se non assolto e procrastinato, ne parleremo poi con la senatrice, e invece in seconda sentenza il Tribunale della California ha riconosciuto la legittimità di questo signore deturpato nel fisico e nell'animo dal cancro alla pelle che è causato, sarebbe stato causato, è stato causato dal glifosato. Allora io vorrei tanto farvi vedere da quanto tempo dell'ambiente conduce questa battaglia in Italia su questa vicenda. È importante sul nostro sito, questi sono articoli apparsi negli anni scorsi, il glifosato nuovi odori schiaccianti, decisione di rinnovarlo influenzata dall'industria chimica e della lobby perché il 27 di novembre scorso l'Europa ha dato una proroga di 5 anni. Vedete, Monsanto condannato a pagare 289 milioni di dollari, il glifosato causa il cancro, questa è stata la prima sentenza, ma 289 milioni è cifra anche bassa probabilmente per le altre. Pasta sicura, una scelta fondamentale per la nostra società. Questo pezzo è fondamentale. E adesso vedremo, questo l'abbiamo fatto di raccordo col Salvagente, con la rivista, il mensile del Salvagente, perché le ricadute italiane del glifosato sono, punto primo, noi importiamo molto grano dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Australia, che non hanno leggi, come avete potuto constatare, ferree sul glifosato. E quindi quel grano che per esempio arriva nei porti di Bari, di Taranto e di Brindisi, che sono, diciamo, una sorta di granaio dell'Italia, spesso viene fatto passare per grano buono invece perché non ci sono molti controlli, e questo è un impegno, vediamo se la senatrice se lo prende, ci sono controlli sulla qualità di questo grano che arriva dal non UE, dall'Arizona in particolare e dal Texas. E allora l'utilizzo di questo grano nella nostra pasta può causare che noi ci mangiamo la pasta al glifosato.
E questo accade. Se adesso abbiamo le tabelle queste sono le tabelle del salvagente, vedete? La Granoro, che è una pasta, diciamo, pugliese, vedete, glifosato assente, e questo già è un dato, mentre gli altri pesticidi ci sono, ma almeno non c'è un glifosato. Vedete la Valverde, ce l'ha assente, vedete la Lindl quanto glifosato c'ha, una quantità di glifosato, diciamo, notevole, mentre per esempio la Molisana integrale non ce l'ha. Questa, vi abbiamo dato questa tabella, che è la più, diciamo, benevola rispetto all'industria pastiera italiana. Le altre, andate a leggere il salvagente, sono molto più complesse e malevole, perché molta pasta italiana si sono date tracce di glifosato. L'indagine è di novembre scorso, quindi è recentissima. Sulla birra, quando bevete birra, sappiate che molta birra contiene glifosato. Guardate qui, questa qual è? La Goudal francese ha una presenza di glifosato dello 0,68. Sappiate che a 1,5 si rischia. Quest'altra qual è? La Goudal Bière de Belgique, guardate il glifosato che ha, guardate la cinese Tsingtao, che probabilmente agli ristoranti cinesi andate a mangiare, sta oltre la soglia, sta 1,38, sta quasi sulla soglia massima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi state attenti quando andate nei ristoranti cinesi, per esempio, perché questa birra è pericolosa. E poi le altre le potete vedere quanta ragione hanno di glifosato. Allora, senate di fiera. L'Europa ha preso questa decisione, secondo me, scellerata. Cosa farete? Cosa faremo? Cercheremo di contrastarla, questa decisione, perché, visto che proprio oggi abbiamo parlato di, appunto, di cambiamenti climatici, di decarbonizzare, anche qui siamo nello stesso caso, perché questo è un prodotto che viene fuori da che cosa? Da fonti fossili. Certo. Quindi è un qualcosa in più per eliminarlo. E ad esempio ci sono delle aziende italiane che stanno verificando in alternativa un prodotto bio che possa sostituirlo. Certo. Ce ne sono altri, appunto, diciamo, in fase di sperimentazione. Certo. E quindi dobbiamo farlo, non solo per un discorso di salute, per quello che noi mangiamo, ma anche sempre con il fine ultimo, che è quello di diminuire la CO2 in atmosfera. Certo. Quindi qualsiasi cosa che viene fatta con una materia prima che è di tipo fossile deve essere eliminata, quindi certamente è ovvio. Lei sa che l'Europa, dopo il voto scellerato di novembre, ha concesso un ulteriore approfondimento alla Commissione, fondando una commissione che entro settembre dovrà dare un parere ulteriore e definitivo. Abbiamo tempo entro settembre. L'impegno è preso. Con il ministro, sicuramente, il ministro Costa, su questa cosa. Incalzi il ministro Costa. Non c'è bisogno di incalzarlo, andrà. Un po' di aiuto, di allenamento, certo, ma senza, certo. Anche i ministri vanno allenati, non sono ma... è già portato a questo. Milano, allora il suo commento, c'è poco da commentare, sì, voglio dire. Assolutamente, però, insomma, è abbastanza evidente la questione, però ecco, una piccola osservazione va fatta. Non solo ci auguriamo che questa commissione speciale possa qualificare, insomma, le evidenze scientifiche prodotte sia in campo comunitario che a livello internazionale, ma vorrei su questa questione, ma anche sulle altre che affronteremo, che sia data evidenza, appunto, agli esiti delle ricerche scientifiche. Per esempio, l'Organismo Mondiale della Sanità ha sempre evidenziato la tossicità di certe sostanze chimiche, quindi magari per molti ambienti non è neanche una scoperta la sentenza e il pronunciamento di oggi, però certamente è importante, perché ci accompagna in quella che dovrebbe essere una traiettoria che comunque ci spinge anche a rivisitare i nostri stili di vita e i nostri modelli di alimentazione, oggi fortemente, appunto, contaminati da tutta una serie di sostanze veramente cancerogene. Allora, io chiudo questo, diciamo, questa parentesi per noi molto importante, dicendo anche un'altra cosa: è vero, la stampa, il giornalismo, l'informazione spesso è criticata, spesso è bistrattata, però sappiate che da quando abbiamo iniziato con i nostri, veramente con la nostra barchetta a vela, insieme ad altre barchette a vela, a contrastare nell'opinione pubblica italiana l'invadenza della Monsanto e della Bayer, sappiate che le importazioni già delle nostre aziende dagli Stati Uniti e dell'Australia, di importazioni di grano, sono crollate dell'80% e sono riniziate le colture del grano italiano,
che non è contaminato dal glifosato. Quindi è vero che servono le leggi, serve però l'attenzione, l'informazione, l'educazione alimentare, e quando andate al supermercato prendete quel quella pasta, giratelo e guardate da dove viene quel grano, perché già da dove, sapere da dove viene ci deve essere scritto in etichetta, già vi garantisce. Se non c'è scritto in etichetta, perché sono partite vecchie, la legge è entrata in vigore a gennaio di quest'anno, a pieno ritmo diciamo, non la contate quella pasta, contate quella che c'è scritto pasta da grano italiano, e state sicuri e tranquilli. Detto da economista, il potere dei cittadini è elevato, perché loro possono cambiare la domanda. Esattamente. Quindi cosa metti nel carrello? Esattamente. E quella è la domanda. Esattamente. E chiaramente se tu cittadino hai scelto un prodotto italiano che sicuramente è a chilometro zero ed è, come possiamo aver visto, magari anche molto di qualità superiore. Ha visto la granola, esatto, pugliese, la granola pugliese. Quindi una qualità superiore, è chiaro che non possono che adeguarsi le altre aziende. Parole sacrosante, l'Italia dal punto di vista alimentare ha ogni regione al suo pastificio, certo, benemerito. E allora lì bisogna andare. Poi diffidate di quei supermarket che insomma spesso sono, diciamo, non gestiti e non controllabili, sono anche multinazionali il grano Lope. Però insomma, questo vedetevela voi, noi le indicazioni ve le abbiamo date. Adesso dobbiamo allora dobbiamo trattare un altro tema che non farà molto piacere alla senatrice, però facciamo questo mestieriaccio. Stamattina ci siamo svegliati e il direttore dell'emittente con un messaggino ha detto: guarda, è stato arrestato il presidente del consiglio municipale di Roma, De Vito, che è Marcello De Vito, che è stato, noi tutti lo conosciamo, l'abbiamo intervistato più volte, è stato veramente un colpo al ciel sereno. Allora io chiedo la regia di mandare il servizio dall'ANSA che vi racconta velocemente la cosa, ve lo diamo come informazione così non facciamo stare sulle spine la senatrice. È stato arrestato dai carabinieri per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della procura sul nuovo stadio della Roma il presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito. L'esponente del Movimento 5 Stelle è stato raggiunto da un provvedimento cautelare in carcere. Eseguiti anche altri 3 arresti. I reati ipotizzati a seconda delle posizioni sono di corruzione e traffico di influenze illecite. L'indagine riguarda, oltre alle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma, anche la costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e la riqualificazione dell'area degli ex mercati generali di Roma Ostiense. L'indagine ha fatto luce su una serie di operazioni corruttive realizzate da imprenditori attraverso l'intermediazione di un avvocato e di un uomo d'affari che fungono da raccordo con De Vito al fine di ottenere provvedimenti favorevoli alla realizzazione di importanti progetti immobiliari. Bene, questa è la storia, ce l'ha raccontata l'ANSA, per cui quindi più neutro e neutrale di così non si potrebbe, l'agenzia praticamente si dice una volta di Stato. Se ne dice un commento me lo fa? Certo. Dica. Certo. Beh, insomma, anche lei stamattina si è svegliata un po' sorpresa da questo avvenimento, immagino. Molto sorpresa, diciamo che siamo stati tutti un po' sorpresi. E il punto è che è già stato preso il provvedimento che si doveva prendere assolutamente, quindi non appartiene più al Movimento 5 Stelle. Ma non avrebbe Luigi diritto, Di Maio però, l'ha di già detto, non avrebbe diritto a una spiegazione? Ha diritto sicuramente ad un equo processo, è chiaro, però noi abbiamo delle regole interne, i discorsi sono due differenti. Per nostre regole interne di etica, di rispetto reciproco, per quelle che sono le nostre idee di base, purtroppo questa era l'unica decisione da prendere e Luigi Di Maio l'ha presa. Quindi stai dicendo che gli anticorpi del movimento hanno funzionato? Questo. I corpi vuole chiamarli come vuole, però è chiaro che doveva essere fatto questo ed è stato fatto. Bene, cittadino Milano. Allora io naturalmente da un punto di vista politico posso avere una mia opinione, ma non penso ora sia questa la questione importante. Mi interessa però da un punto di vista tecnico, perché questa è l'ennesima dolosa vicenda, fino a prescindere ora da come si pronuncerà la magistratura, documenta come anche a Roma, ma così come in tante altre città, spesso dietro fenomeni di illegalità c'è il cemento, c'è il problema, e quindi in questo senso il tema della legalità ambientale è intrinsecamente, intimamente interconnesso. C'è poco da fare, sono tanti anni che in questa città, ma vale anche per tanti altri capoluoghi italiani, dietro fenomeni di degrado della politica o degrado del costume della politica
politica c'è uno scempio ambientale. Oggi si parla di stadio, in passato abbiamo parlato di discariche, in altre occasioni abbiamo parlato di inquinamento della falda acquifera, però lo scempio ambientale, in questo caso il potere del cemento, è ancora un potere dominante sull'economia, e quindi quello che si chiede alla politica è soprattutto uno scatto in avanti, non solo di buone intenzioni, di buona retorica, ma veramente di pragmatismo e di politica, perché peraltro è quello che poi chiedono le centinaia di migliaia di giovani che solo pochi giorni fa hanno manifestato in tutta Italia e in tutto il mondo. Perché poi, come dicevamo, si tratta sempre di mattone, questo è il problema principale. Io voglio chiudere questa pagina, diciamo, brutta e anche rovinosa. Mandiamo quello spot con cui in campagna elettorale si è presentato Marcello De Vito, eh? Facciamolo vedere, così capiamo il personaggio e chiudiamo qua. ...di opposizione, tutti coinvolti con tutte le scarpe nell'ambito dell'indagine Mafia Capitale. Ora dobbiamo completare l'opera e governare, prenderci cura, ricostruire la nostra città. Le mani libere del Movimento 5 Stelle rappresentano un valore importantissimo per Roma. Per la prima volta possiamo andare a colpire gli sprechi, i privilegi, la corruzione con cui i partiti di destra e di sinistra indifferentemente hanno campato per anni sulle spalle dei cittadini romani. Bene, questo è il servizio che dovevamo, così avete conosciuto il personaggio, diciamo, è sicuramente per la città, io non parlo del Movimento 5 Stelle, per l'immagine della città non è stata una bella giornata, né una bella cosa, ma insomma vedremo e la seguiremo per come andrà a finire. Adesso entriamo sui nostri temi, quella della grande, straordinaria manifestazione in difesa dell'ambiente, in difesa del futuro del pianeta, in difesa della nostra salute, che ha infervorato non solo Roma, non solo l'Italia, ma tutto il mondo. La ragazza che si è fatta capofila di questa vicenda importante di sensibilizzazione verso i governi, verso i potenti, verso le lobby, verso, diciamo, chi ha a cuore la salute dell'ambiente fa poco o non fa niente, credo che abbia segnato un passaggio fondamentale di questa nostra epoca, segnando anche un cambiamento di passo sul problema, segnando anche un cambiamento di interpretazione del problema, delle tematiche della qualità della vita, che prima erano, ad esempio, sulla pace, prima erano ancora tutte sul lavoro, ma che adesso tornano a essere sulla pace, sul lavoro e finalmente in prima persona sull'ambiente. Allora, un primo commento al senatrice. È una cosa fantastica e devo dire io me l'aspettavo dai giovani, perché li seguivo appunto per il lavoro che facevo prima, e notavo che avevano una sensibilità maggiore e potevano con la loro forza e potranno con la loro forza variare le cose. Lo scorso venerdì anch'io mi sono intrufolata nella mia città, quindi insomma giù in Puglia, e ho marciato con loro in anonimato ed è stato bellissimo sentire quello che dicevano. E poi ecco, la Greta e anche altri bambini li avevo sentiti anche a Katowice, perché sono stata appunto a dicembre per la COP21 lì in Polonia e ho ascoltato già quello che dicevano. E veramente un movimento molto molto grande, questi flash mob che io mi auguro che continueranno tutti i venerdì, sicuramente uniranno molta molta più gente, quindi andate anche voi che siete più adulti. Beh sì, anch'io sono reduce insomma dalla manifestazione partecipatissima di Bari del 15 marzo, ed è stato sì entusiasmante non solo vedere il coinvolgimento, ma un coinvolgimento consapevole. Ecco, magari una differenza che si può rintracciare rispetto a manifestazioni analoghe del recente passato è che questi giovani documentano non solo che la competenza, stanno studiando quelle che sono le questioni ambientali, di come esse siano fortemente connesse alle questioni sociali, lì parlava di pace, ed è fortemente collegato il tema dei cambiamenti climatici alla giustizia sociale universale, ma soprattutto, come dicevamo anche in apertura di trasmissione, l'importanza, sull'esempio di Greta Thunberg, che danno agli esiti dei risultati della scienza e degli scienziati
scienziati, basti pensare all'importante rapporto dell'IPCC del novembre scorso. Ecco, questo rapporto, che sulla stampa italiana non ha avuto l'eco che avrebbe meritato, è entusiasmante vedere invece come sia stato rilanciato con coerenza e pragmatismo da questa onda verde civica che si è diffusa e distribuita in tutto il mondo e non solo nel nostro paese. Sentiamo il documento dell'ambientalista Tozzi, il video proprio dalla manifestazione, riusciamo a prenderlo? Chiedo a Serena, che è bravissima e che ci aiuterà sicuramente, vediamo se lo dà, così andiamo in diretta sulla manifestazione, se ce la fa, ci dice un secondo, ma è in diretta e questo è il bello, diceva una volta un giornalista, un grande giornalista, il bello della diretta, se no lo diamo dopo, guarda, faccio una domanda alla senatrice o lo diamo dopo? L'ha trovato, ecco. Io sono qui per chiedere scusa a nome di tutti quegli adulti che fino adesso non avevano mai manifestato per quella che è l'emergenza più grave del nostro pianeta. Che stavamo facendo? A nome di tutte quelle persone che hanno ignorato il problema, o conoscendolo o per ignoranza. Di scuse loro non ne avevano, perché i dati erano noti, perché la preoccupazione era forte, ma abbiamo fatto finta di niente, come se non riguardasse noi. Devo chiedere scusa anche a nome loro. Devo chiedere scusa anche a nome di tutti quegli operatori dell'informazione che hanno volutamente ignorato il problema, sottovalutando il cambiamento climatico, facendo finta di niente, dando importanza a coloro che negavano. Devo chiedere scusa ancora per tutti i politici che su questo pianeta non hanno fatto nulla perché si combattesse il cambiamento climatico, anzi hanno continuato a sostenere modelli di produzione che non sono più compatibili con il benessere del mondo, con il benessere degli uomini. Chiedo scusa a tutti quelli che hanno offeso le persone che si agitavano contro il cambiamento climatico e per l'ambiente, dicendogli che loro si preoccupavano troppo per il pianeta e non per gli uomini, come se ci fosse una differenza. Questi idioti che non sanno che non esiste un'economia se non esiste una biosfera sana, non c'è valore economico se non c'è un valore naturale, il capitale naturale sulla terra è finito, è quello. Vi abbiamo offerto questo documento di entusiasmo di Mario Tozzi e anche dei ragazzi della Piazza Grelli, perché molti si sono levate molte critiche verso l'uso di ragazzi su un tema, molti hanno detto che non potevano in buona sostanza e completamente capire, come se fossero strumenti di lobby dell'ambiente, che peraltro dove ci fossero per noi sarebbero benvenute, tra parentesi. Però è anche vero, e qui chiedo a tutti voi, a tutti noi, ai presenti qui, questi ragazzi vanno aiutati, perché è vero che ci possa essere il rischio di essere usati come foglie di fico, no? Come ambasciatori che vanno avanti e si perdono nel nulla. Invece abbiamo sfondato un campo vertoso e dobbiamo continuare tutti su questa linea. Bene, Milano, vedo sorridente e contento, mi fa piacere. Milano, la vicenda dell'occupazione dei suoli, su cui voi, del consumo dei suoli, che una volta era esclusivamente, diciamo, palazzinaro edilistico, no? E che invece sta diventando sempre di più altro. Punto è che molto suolo italiano, che dovrebbe servire poi, diciamo, all'ecosistema, viene sempre più sottratto al recupero, diciamo, degli agenti inquinanti, diossine, CO2 e via dicendo. Com'è la situazione? Allora, questo è quindi il panorama. Com'è la situazione del suolo italiano? Assolutamente. Allora, Milano Ispra, attenti, qui è l'oracolo che parla. No, certamente se parliamo di cambiamenti climatici, naturalmente non si può non parlare di risorse naturali, di suolo, ma magari anche di acqua, e forse lo faremo più tardi. Oggi, soprattutto nella previsione che si possa andare entro la fine del secolo all'innalzamento medio delle temperature di oltre il grado e mezzo, 2 gradi, quindi esattamente come previsto dall'accordo di Parigi, noi abbiamo, secondo appunto gli ultimi dati elaborati dall'ISPRA sul consumo di suolo nel nostro paese, che nell'ultimo anno rilevato sono stati impermeabilizzati oltre 5.000 ettari, ossia nel 2018 questo? Tra il 2017 tra il 2016 e il 2017. Ora, tra pochi mesi, a giugno, uscirà il nuovo rapporto con dati aggiornati
al 2018, sul quale insomma come unità abbiamo già iniziato il faticoso ma entusiasmante lavoro. E la cosa importante non è soltanto la stima quantitativa dei 5.000 ettari, che praticamente corrisponde all'impermeabilizzazione di Piazza Navona ogni 2 ore per tutte le ore e i giorni dell'anno. Quindi vi faccio questo esempio, vi do questa misura per farvi capire la gravità del fenomeno. Bravissimo. Ma l'importanza è non soltanto appunto da un punto di vista quantitativo, ma proprio da un punto di vista qualitativo, perché impermeabilizzare i suoli significa per esempio perdere biodiversità, perdere la possibilità di produrre cibo, si parlava poco fa di cibo, si perde la possibilità di stoccare il CO2, che è il primo gas clima alterante di gas serra, si perde la possibilità importantissima oggi che a causa dei cambiamenti climatici abbiamo a livello urbano fenomeni perniciosi da gestire come le esondazioni, gli alluvioni sempre più intensi e frequenti. Ecco, nel momento in cui noi in Italia, nel nostro paese, già da diversi anni abbiamo a che fare con questa piaga naturale, noi perdiamo non solo in termini di bellezza, di tutela naturale, come peraltro ci invita sempre a proteggere questa risorsa l'articolo 9 della Costituzione, ma semplicemente, come ho detto, a produrre una serie di danni che vanno di fatto a impattare sui cosiddetti servizi ecosistemici. Ossia, quali sono le cause di questi danni? Che cosa mettiamo noi, diciamo, in circolo per causare questi danni? Noi semplicemente, nel momento in cui questa dimensione, ecco, del consumo di suolo incide sulla qualità della vita urbana. Sì, ma perché? È solamente mattone? Che cosa c'è in più che sta? Ci sono strade, cioè è l'impermeabilizzazione intesa proprio come forma di degrado dei suoli. Noi nel nostro paese da anni, proprio per un ritardo anche culturale che agisce non solo purtroppo nella politica ma anche nella classe dirigente di imprenditori, con le pale eoliche per creano problemi. Sì, certo che producono un problema, e ci stavo arrivando. Perché l'impermeabilizzazione non è soltanto a carattere residenziale ma anche a carattere industriale, produttivo, e quindi in questo senso anche le pale eoliche, o banalmente penso anche alla mia terra, la Puglia, terra di origine, all'abuso che è stato fatto dei suoli negli anni scorsi nella svendita per i parchi fotovoltaici dei suoli, con molti comuni che hanno venduto per i suoli agricoli naturali dietro le royalties, quando oggi si sta per fortuna diffondendo una nuova pratica, che è quella di installare i pannelli di energie rinnovabili fotovoltaici sulle coperture, sui tetti delle case o dei capannoni industriali. Bene. Ecco allora che è importante, quando si parla per esempio oggi di rigenerazione urbana, non solo declinarlo da un punto di vista qualitativo, ma inserito in una visione integrale, quasi riprendendo il messaggio di Papa Francesco della sua enciclica, perché bisogna inserirlo in una visione ecologica. Bene, io volevo arrivare a questo, perché il punto qual è? Fotovoltaico, eliovoltaico è stato giustamente insignito nel discorso della modernità, del progresso e anche dell'uscita dalle energie estratte, no? Dal petrolio, e quindi una sorta di emancipazione. Sta creando dei problemi grossi da ogni punto di vista, come Milano ci ha detto, la politica che fa. La politica cosa fa? E noi come Movimento 5 Stelle è chiaro che questa tematica la stiamo affrontando in primis. Infatti adesso in Commissione appunto Ambiente al Senato stiamo appunto discutendo del consumo del suolo. Abbiamo appunto un disegno di legge e una serie di audizioni stiamo effettuando, perché è importante ascoltare tutti gli stakeholder. Certo. E quindi stiamo facendo una serie di audizioni e portando avanti questo disegno di legge molto importante. Poi ecco, avete appunto parlato di rinnovabili che potrebbero quindi creare problemi al suolo. Il punto è sempre lo stesso, cioè io credo che la tecnologia sia qualcosa di utile, ma dipende da come viene usata. Certo. È chiaro che quando parliamo di eolico
Io ultimamente ho visto un eolico anche super innovativo, come per esempio sono una specie, sono degli aquiloni e quindi evitano di posizionarsi e di inserire praticamente questi pali a tot metri sottoterra, quindi che ti creano problemi. Quindi il palo sottoterra. Assolutamente no, l'aquilone è completamente differente. Mi manca, l'aquilone. Ah, no. Guarda, non ricordo, il nome, è una innovazione. Ne ho parlato con Gunther Pauli e quindi siamo visti ed è fantastica e poi quando parliamo invece di senza il palo, capisce? Quindi non c'è più questa parte qui, impatto pazzesco, esatto. E poi quando parliamo di pannelli fotovoltaici sono esattamente d'accordo, cioè assolutamente vanno inseriti su strutture già esistenti e questo possiamo quindi riposizionarlo sul discorso rigenerazione urbana quando parliamo di tetti o di magari aziende abbandonate. Oggi per esempio si parlava anche di SIN, ci sono delle aree, ne ha parlato proprio il ministro Costa, ci sono delle aree così purtroppo inquinate che anche quando vai a bonificare tu non puoi più magari inserire un'attività ricreativa eccetera, allora quelle aree possono essere utilizzate appunto con pannelli fotovoltaici. Quindi basta veramente avere un po' di ingegno, dico, e veramente studiare sicuramente un po' di creatività per fare la cosa giusta. Ma anche l'educazione ambientale. L'educazione ambientale, che è importante, ecco, al che primo noi stiamo posto. Dando. Vi serve il fotovoltaico, esatto. Mettetelo sul tetto del terrazzo, convocate una riunione di condominio, insomma fate anche queste cose. Certo, se non è possibile è chiaro che c'è un utilizzo giusto che va fatto, ma cerchiamo anche di selezionare dove lo andiamo a affittare, magari non sui terreni ex agricoli che devono invece essere deputati all'agricoltura che sta soffrendo, perché poi l'olio lo importiamo dal Marocco, il grano lo importiamo dall'Arizona, la birra la importiamo dal Belgio e ci becchiamo. Agricoltura o lasciati liberi, perché lasciati la biodiversità liberi, certo, è anche questo, dei terreni che devono essere lasciati appunto liberi. Sì, poi ho la pubblicità, sì, è vitale per noi. Assolutamente, un'osservazione al volo. Da un punto di vista normativo si è iniziato a parlare di legge del consumo di suolo nel novembre del 2011, quando era ministro dell'agricoltura Mario Catania, governo Monti. Ci aspettiamo dopo 8 anni che finalmente questo provvedimento giunga a completamento, perché è assolutamente strategico e necessario per il nostro paese. Ma in secondo luogo, altra osservazione flash. Te l'ha detto il ministro Costa questo? Sì, ma lo sa molto bene il ministro Costa. Ma la seconda osservazione importante è: noi abbiamo purtroppo uno stock residenziale oltre il 60-70% vecchio, che arriva, che è stato, diciamo, come carta d'identità molto vecchio, negli anni 60-70. Noi oggi non solo abbiamo bisogno di rigenerare il nostro tessuto edilizio anche con criteri di efficienza energetica e antisismica, ma abbiamo bisogno di fare un'ulteriore considerazione, non solo il settore residenziale, ma anche quello delle infrastrutture. È un settore che consuma suolo ed energivoro. Un terzo delle emissioni di CO2 sono prodotte da strade, da infrastrutture viare. Questo è il paese che ha delle autostrade e delle infrastrutture come la Pedemontano, la Bremi, in queste settimane che si parla di TAV, che sono assolutamente inutili e dannose per l'ambiente, e questa cosa va sottolineata in un momento in cui si vuole fare un discorso o coerente omogeneo. Bene, adesso abbiamo la pubblicità, ce l'andiamo in pubblicità e dura pochissimo, davvero siamo poveri ma belli. Un minuto di pubblicità. Hai mai letto bene cosa c'è scritto sulla tua bolletta? Oltre al prezzo, trovi il mix energetico di ciò che consumi. Carbone 19%, gas 44%, nucleare 4%, altre fonti fossili 5%. Oggi puoi dare un futuro alla Terra e alle prossime generazioni scegliendo Teleambiente Energy. Se usi energia pulita per la casa, risparmi più di una tonnellata all'anno di emissioni di CO2. Puoi diventare sostenibile allo stesso prezzo e senza cambiare le tue abitudini. Consuma solo energie rinnovabili, conviene a te e all'ambiente. Scegli Teleambiente Energy. Chiamaci per scoprire come fare al numero 06 77 07 6693. Il tuo computer non si avvia? È infetto da virus? Funziona troppo lentamente? Tranquillo, ci pensiamo noi. Tecno S, assistenza tecnica informatica professionale anche a casa tua.
Riparazioni computer, rimozione virus, recupero dati, file, foto e documenti, assistenza notebook e molto altro. Chiama la TecnoS allo 06 7707 3082 oppure invia una mail a assistenzapclazio@gmail.com e tutto torna come prima. La senatrice aveva anticipato oggi la conferenza stampa del ministro Costa e del vice premier Di Maio sulla presentazione del piano integrato per l'energia e l'ambiente. Allora, andiamoci a sentire la conferenza stampa, così ci dà un ulteriore supporto di riflessione e di analisi. Sono felice di presentare insieme al ministro dell'Ambiente Sergio Costa e al sottosegretario Davide Crippa il piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030. Uno strumento fondamentale che segna l'inizio di un importante cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione. In questo piano sono stabiliti i passi che dovremo compiere nei prossimi anni per raggiungere e superare gli obiettivi fissati dall'Unione Europea sull'efficienza e la sicurezza energetica, sull'utilizzo di fonti rinnovabili in tema di mercato unico dell'energia e competitività. Cittadino viene finalmente messo al centro di questa transizione energetica, diventando egli stesso parte attiva del processo di produzione. Si tratta di una rivoluzione amica dell'ambiente che viene realizzata attraverso scelte innovative ed ecocompatibili. Per questo motivo puntiamo ad abbattere la dipendenza dalle fonti fossili di energia e la conseguente importazione dall'estero, sostituendola con la produzione interna di energia rinnovabile. Quel cambiamento culturale che dobbiamo fare è comprendere che sull'ambiente o vinciamo tutti o perdiamo tutti. La mobilitazione generale dello scorso venerdì dimostra che questa sensibilità è globale e che la sfida del nostro futuro passa necessariamente da lì. Il cambio di paradigma vuol dire cambiare in questo caso il modo di produrre verso un sistema che tutela l'ambiente ma tutela anche la produzione. Noi sappiamo, e non ce lo dice certo soltanto il Paese Italia, ma il Paese Italia su questo ha molto lavorato, che pensate, per ogni miliardo speso nella carbon fossile si producono 5.000 posti di lavoro statisticamente, per ogni miliardo speso, di euro ovviamente, nel mondo delle energie rinnovabili sono 15.000 i posti stimati. Bene, mi pare che c'è comunque, che si sia sviluppata, io da casa vi prego anche di una riflessione, una nuova cultura sull'ambiente, sulla difesa dell'ambiente e sugli interventi di salvaguardia dell'ecosistema, del pianeta e tutto il resto, che credo debba essere considerata la battaglia fondamentale degli anni a venire. Fermo restando anche tutte le altre, il lavoro, la pace, contro il terrorismo, tutto questo, però se non riusciamo a sopravvivere le altre storie muoiono con noi e questo ormai mi pare fondamentale. C'è stato un appello di Mattarella, lo facciamo vedere, c'è il quotidiano, eccolo qui, vedete su Repubblica, l'allarme di Mattarella sull'orlo di una crisi globale, i grandi giornali finalmente si stanno schierando, ci sono però anche posizioni, qui vediamo quella del giornale, se riusciamo a farla vedere, la trovi, quella di Sallusti che se la prende con i ragazzi, questo è divertente ed importante perché è anche un'altra posizione che va data per correttezza dell'informazione, vediamo se ce la facciamo, non ce la facciamo, non è un problema. E Sallusti dice, ragazzi state attenti che voi state criticando i padri che hanno fatto il vostro benessere e la vostra fortuna, quasi adombrando una sorta di conflitto generazionale che in realtà laddove ci fosse sarebbe positivo, per esempio un passo in avanti come fu il 68 per certi versi sui costumi e il modo di essere, vediamo se arriva, se no guardate qui, ecco, ringraziate le generazioni precedenti, ragazzi ambientalisti, se vi vede bene ringraziate le generazioni che accusate, sembra di essere ritornati pari nel 68 e questo è il direttore generale, quindi voglio dire la battaglia in realtà è una battaglia che non è neanche lontanamente iniziata, perché tutta è iniziata e tutta da combattere. Io non vi chiedo una riflessione, penso che la vuol fare, senatrice. Sì, faccio. Quando si dice vivete bene, che cosa si intende per vivere bene? Io so solo che la nostra generazione, nel momento in cui io dialogo con loro, eccetera, mi dicono che gli stiamo consegnando un mondo che fa schifo, quindi non credo che abbiano questo
questa visione appunto del bene. Sappiamo anche che le nuove generazioni hanno accusato problemi di diverso tipo, si sentono più soli. E molto spesso anche, diciamo, so anche questo da alcuni studi, che a 16 anni magari ci sono anche problemi di ansia. Quindi che cosa si intende per il benessere che abbiamo dato? Non so, l'ultimo cellulare nuovo o qualche altro oggetto particolare? Sì, non è sì, quello. Sì, fuorvia tra benessere e vivere bene. C'è un gioco è di parole. Cioè, è bene, la benessere e felicità e il vero essere. Noi gli abbiamo dato qualcosa, hanno avuto qualcosa in più. Possesso di qualcosa, ma il proprio essere non è stato curato. No, poi è brutto questo conflitto generazionale che si cerca di insinuare davanti alla bellezza dell'esposizione. E guardate che la Greta Thunberg ha subito gravissime critiche, sono dovute intervenire anche persone a spiegare che in quel viso si c'erano molti problemi di una malattia anche, diciamo, significativamente è difficile. Io vi volevo far vedere, e questo è il momento che noi dedichiamo un po' ai giornali, c'è stato questo articolo del fisico Franco Prodi, peraltro è fratello di Romano Prodi, fisico però è acclamato e conclamato, che ha detto: però state attenti, bisogna distinguere fra previsioni meteo e previsioni climatiche, perché su questo c'è una grande confusione, perché per le vicende meteo sono le vicende di interpretazione di quello che avviene giorno per giorno, rispetto alle quali, ci dice Franco Prodi, l'Italia è in retroguardia perché mancano strumenti e strumentazioni e ci sono molte fake news che girano. No, tant'è che ci sono cause anche in giro per l'Italia di tanti stabilimenti balneari che hanno fatto causa agli istituti meteo, perché hanno detto che quel giorno piove, invece c'era il sole strepitoso, perché molto si va all'ingrosso, mancano i radar che sono quelli che segnalano l'esatta, diciamo. Mentre per le vicende del clima, no, del clima, è lì vigono le statistiche, vigono gli approfondimenti, vigono una visione dei 30 anni di quello che è accaduto. Quindi ogni volta si sente: questo è l'anno più caldo, poi dice Prodi, ti accorgi che 30 anni fa c'è stato un anno più caldo di questo, quindi andiamoci cauti, studiamoci le vicende. Prodi non è un negazionista, è uno che, insomma, vive nel dubbio. Io credo che lo scienziato e il ricercatore deve vivere nel dubbio. Lei assolutamente. E se posso però appunto commentare questi ultimi passaggi. Allora, la prima cosa che anche per un po' ribattere all'osservazione del giornalista Sallusti, che spesso si parla appunto di scontro generazionale, quando oggi le nuove generazioni sentenziano la necessità di un patto intergenerazionale, che è cosa diversa, perché, e l'abbiamo ascoltato nelle piazze di venerdì 15, ma è un movimento democratico diffuso, quello che si richiede con forza e con entusiasmo è il diritto al futuro. Oggi noi spesso, e non lo dico come critica, ma come, diciamo, dato anche di osservazione, spesso parliamo al futuro, per dire, come proposito, anche questo piano energia clima si rivolge al 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile guardano al futuro, ma il futuro non può essere una forma verbale che viene evocata, astratta, va declinata quotidianamente. E quando tu senti i ragazzi, che non è una difesa tout court, ma sempre nel merito delle questioni, che rivendicano questa necessità, è perché loro sono fortemente preoccupati dal rischio di vivere in città, in territori, in paesaggi urbani o metropolitani invivibili, quindi col rischio che già ci vivono, poi sì, ma che la situazione climatica, non da un punto di vista meteo, ma climatica, per quello che ho detto prima, innalzamento media della temperatura oltre i 2 gradi entro la fine del secolo, peggiori, e questo possa appunto comportare per loro non solo la possibilità di avere difficoltà nella vita di tutti i giorni, ma banalmente nel lavoro, perché pensare di poter continuare a scindere la questione sociale dalla questione ambientale è un grave errore che faremmo. Invece, lo diceva anche Alex Langer negli anni 90, bisogna parlare di conversione ecologica, e oggi questo paradigma sembrano passati millenni, invece è attualissimo, è attualissimo, e questa cosa
mi scusi, molto importante, perché quando oggi noi andiamo a commentare con rigore la proposta, perché è una proposta, la bozza di piano energia del clima che è stata presentata all'Unione Europea, noi parliamo di transizione energetica, è quello che sulla base di numeri, non di un'osservazione palingenetico-politica contro questa bozza, è che questo documento di Costa è, come posso dire, un po' deludente, perché gli obiettivi sarebbero potuti essere molto più coraggiosi. La Danimarca oggi, non fra 2-3 anni, sta già raggiungendo l'80-90% certo. di rinnovabili. La bozza che è stata presentata oggi stabilisce che le rinnovabili aumenteranno dal 18-28% entro pochi anni. Cioè, stiamo parlando di un ritardo del nostro paese sull'incremento delle energie rinnovabili molto importanti, ripeto, dal 18-28%, quando il gas che comunque incide sulle emissioni in atmosfera, secondo questa bozza presentata, rimarrebbe nei prossimi anni al 37%. Ecco come questa proposta deve essere fortemente migliorata col contributo di tutti i portatori sani di interessi nel nostro paese, perché il nostro paese, avendo il sole e le risorse naturali, può diventare una capitale, il nostro paese, una roccaforte delle energie rinnovabili, e oggi purtroppo ancora non lo è. Bene, il discorso è compiuto, nota da aggiungere, sì, se no sì, io lancio, sì, cioè, sì. mi faccio due risate con trozza. Ho una piccola nota, dica, sì. dica. Infatti è stata lanciata proprio ieri sul portale la consultazione pubblica di questo piano. Consultazione pubblica significa che tutti gli stakeholder possono partecipare con le loro idee e i loro progetti, perché questo è una bozza, è l'inizio, che deve chiudersi, si esplicherà il tutto a fine anno, nel 2019. Quindi possiamo migliorarla ed effettuare delle variazioni. Bene, allora io direi, tra i tanti temi che volevamo trattare, c'è anche quello della, addirittura pensate un po' noi che presunzione, anche quello della legittima difesa, che è un altro tema che ci avete segnalato molte volte, noi lo abbiamo delegato a un comico d'eccezione, Crozza, che ve lo racconta velocemente, così ci facciamo due risate, ci rilassiamo, dura pochissimo. C'è la, l'onorevole Rossella Moroni al telefono, che interverrà su un tema che noi volevamo anche su cui riflettere, che è quello della vicenda dei migranti, della nave Ionio e del voto a Salvini sulla 18, lo affronteremo con lei velocemente, ma intanto risolviamo la vicenda della legittima difesa e facciamoci in una su un tema così forte anche due risate. Vai. Se permette, gioisco sì. Perché finalmente sì. la Camera sì. ha sancito il sacrosanto diritto sì. della legittima difesa. Cosa fa e quindi sempre? Disegno vabbè. I concetti e quindi di disegnare, oggi sì. per me è una bella giornata di sole. No, ho capito, sì, gli imprenditori, sì, i tabaccai, sì. i farmacisti, i gioiellieri, sì, sì, i commercianti, i tramvieri, sì. i cartomanti, sì. le pornostar. Ma cosa sono più sicuri grazie a questa legge, sono una legge sicuri. Italiana sì, pensata certo. da fascisti italiani, scritta ah, ecco. da pistoleri italiani, ah, voluta da un pistola italiano. Vabbè, questo la non legge credo. È passata e quindi, ma per dire. E quindi però insomma, la legge e quindi da oggi sì. se Piero il tabaccaio sì. il gioielliere Franco il tranviere sì. Saverio la sì. pornostar Jessica Nantos vedranno un ladro entrare in casa loro sì, ecco. nella loro camera da letto sì, nel loro tinello sì, nella vabbè. Loro tavernetta nascosto tra le scope sì, o anche per strada ma negro, vabbè, negro. Potranno negro. Sparare quindi difendersi un loro sacrosanto sì, diritto. Tu capito. Ladro clandestino, migrante marocchino, sì. magari che hai vinto Sanremo, ma mi entri in casa. Ma chi? Ma cosa Smith & Wesson. Ti arrampichi. Ma no, ma... E quindi. E quindi.
quando parli alla gente arrivano gli applausi. Sì, e questo sì, è bello. E tu, okay, ti arrampichi sul balcone, sì. Beretta. Vabbè, sì, cerchi di calarti dal camino Kalashnikov. Sì, però scusi, guarda, i ladri sono anche italiani, perché lei ha detto prima clandestini, ma sono anche... Chi dice il contrario, anche per loro vale la stessa cosa. Quindi a te, ladro italiano, ti entra un ladro clandestino migrante marocchino, anche tu hai il sacrosanto diritto, come tutti gli altri, di sparare un bacione ai ladri. Bene, questo era Crozza. Io credo che su questa storia della legittima difesa ognuno ha la sua idea. Mi piaceva che fosse il comico a rappresentarla con vera nitidezza del problema. Poi, dopodiché, ognuno se ne fa le sue ragioni e tira le conseguenze. Abbiamo una telefonata, Rossella Moroni di Leu, che vogliamo farla intervenire e la ringraziamo. È al telefono, mi sente? Sì, buonasera. 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 Ha sentito Crozza sulla legittima difesa? No, mi dispiace. Ah, perfetto, va bene. Comunque, si è persa due risate, ma insomma, lei più o meno immagina Crozza come l'ha messa questa storia. L'abbiamo voluta buttare sul ridere, anche se è una vicenda forte che riguarda, diciamo, la nostra sicurezza. Allora, io volevo, visto che lei è stata protagonista e doveva essere qui in studio, non è potuta venire per questioni istituzionali di lavoro parlamentare, però noi volevamo fare con lei una veloce riflessione sulla vicenda dei migranti della nave Ionio e di quello che è accaduto, di una situazione che, per cui tutti rivendicano come una vittoria, lo rivendica il governo sequestrando la nave, lo rivendicano le organizzazioni dicendo: però ragazzi miei, la nave è entrata in porto, abbiamo dimostrato che la Costituzione è salva, la nave ha sbarcato questi poveri disgraziati e poi quel che sarà sarà, però abbiamo salvato comunque un'idea di giustizia e di libertà. Lei è stata anche al fiere della battaglia a Castelnuovo di Porto, l'abbiamo vista lì, quindi io vorrei una sua riflessione. Ma io volevo innanzitutto partire da, secondo me, l'unico dato realmente positivo, che è il fatto che ci sono state 49 persone tratte in salvo. Sostanzialmente questo io credo che sia l'obiettivo più importante e quello che mi ha spinto anche a impegnarmi nella campagna mediterranea, a sostenere l'acquisto di questa imbarcazione. Mediterranea è la campagna che appunto appoggia la Mare Ionio. Io vorrei sottolineare il fatto che non è affatto una campagna di parte, è stata sostenuta da migliaia di cittadini che con il crowdfunding hanno favorito l'acquisto di questa imbarcazione. Quello che sta accadendo nel nostro paese è molto grave, secondo me, da più punti di vista. Innanzitutto siamo un paese impaurito, in cui l'odio e insomma la paura appunto di quello che sta accadendo viaggia molto, viaggia soprattutto sui social, e credo che di questo ci dobbiamo preoccupare tutti con grande senso di responsabilità. Penso che siamo arrivati a una situazione, a un muro contro muro che non aiuta nessuno e che dovremmo invece concentrarci tutti insieme per andare in Europa a chiedere, a pretendere che sia l'Europa tutta insieme ad affrontare il tema delle migrazioni e quindi rimettere in discussione ad esempio gli accordi di Dublino, perché lì il problema serio. Signora, però lei sa benissimo che le riunioni sulle modifiche del trattato di Dublino, su 6 riunioni, Salvini ha partecipato a una riunione soltanto. Quindi mi non pare solo, che siamo un po' in ritardo su questa storia. Non solo, ma poi c'è stato ultimamente un vertice dei ministri degli interni europei e anche lì è stato disertato. Io quello che voglio dire è che invece di mostrare i muscoli in mezzo al mare dovremmo usare la testa in Europa e quindi pensare a come l'Italia porti a quei tavoli una legittima richiesta, che è di non essere lasciata sola di fronte a un fenomeno che è epocale. E dire chiudiamo i porti è come dire aggravare la situazione, e le barche da lì partono semplicemente e anche perché in Libia ci sono dei lager, perché quello è un continente che vede un'immigrazione fortissima per tantissimi motivi di cui noi occidentali siamo in gran parte responsabili. Io sono un ecologista e non sto qui a parlarvi dei mutamenti climatici, ma anche del fatto che l'Africa è diventata la nostra pattumiera e che quindi quello diventa un territorio sempre più inospitale, oltre alle guerre, alla fame, alla povertà,
E quindi questo è un fenomeno che va affrontato in ben altra maniera. Dire chiudiamo i porti scatena poi la reazione che allora mettiamo in acqua una barca italiana che ha diritto comunque di entrare nei porti. Come andrà a finire questa storia, fermo restando che probabilmente di queste altre storie con l'arrivo della primavera dell'estate ci saranno sempre di più e sempre più, diciamo, insidiose. Come finirà questa storia della Mare Ionio? Beh, innanzitutto noi faremo naturalmente ricorso sul sequestro, seguiamo naturalmente con attenzione la situazione, abbiamo fiducia del fatto che noi non abbiamo violato nessuna legge, abbiamo rispettato la legge del mare che è quello di trarre in salvo le persone, il capitano della Mare Ionio peraltro è un pescatore di grande esperienza che ha sempre frequentato quelle acque e sa quanto sono insicure perché i pescatori di Mazara del Vallo sanno bene che cosa si vive nelle acque libiche. Io so di certo che quelle 49 persone in nessuna maniera noi potevamo riportarle in Libia perché lì ci sono dei lager dove si tortura e si uccide e quindi non ci saremmo mai resi complici di una cosa del genere. Il fatto che il mio paese abbia fornito le motovedette alla guardia costiera libica è uno dei motivi, diciamo, che mi angoscia di più, perché io credo molto che la Costituzione debba continuare a essere il nostro faro di comunità e di nazione e io so bene che abbiamo violato dei principi importanti della Costituzione italiana. Signora, se però la Costituzione ha detto se la nave verrà sequestrata, avete in animo in mente altre iniziative o questa storia finisce fino a che il sequestro continuerà? Beh, innanzitutto la Mare Ionio non è l'unica, noi facciamo parte di una piattaforma internazionale con la Sea-Watch, con l'Open Arms, quindi le navi delle ONG. Però questa è una nave italiana molto importante, questa è una nave italiana molto importante. È per questo che abbiamo fatto uno sforzo così incredibile e collettivo per metterla in acqua. Io ho fiducia del fatto che verrà disequestrata perché gli inquirenti capiranno che non c'è stato alcun reato, certo non abbiamo favorito l'immigrazione clandestina la si favorisce continuando a non stabilire dei corridoi umanitari privilegiati, controllati e come dire, concordati che possano aiutare le persone che fuggono dalla guerra, dalla povertà, dai mutamenti climatici, dalle dittature che noi occidentali abbiamo favorito perché ci garantivano l'estrazione di petrolio e delle risorse naturali dell'Africa. Ecco, io penso che fino a quando non affrontiamo in maniera seria e responsabile la gestione legale dell'immigrazione ci sarà sempre illegalità. E poi c'è un altro fronte su cui lavorare, su cui io mi sto impegnando grazie alle avvocate del Centro di Azione Giuridica che si occupa proprio dei migranti. Stiamo andando nei centri di accoglienza per capire poi queste persone una volta che vengono fatte sbarcare che fine fanno. Come quello la vicenda di Castelnuovo di Porto, no? Che fine hanno quello fatto? Quello che è accaduto a Castelnuovo di Porto è... Ce lo dirà in studio, noi la aspettiamo. D'accordo, vi ringrazio. La ringraziamo per la sua pazienza e anche per le grazie sue a voi. Iniziative. Noi diciamo, grazie ancora, l'aspettiamo in studio, noi diciamo anche che al di là di tutto si parla di vite umane, si parla di vita, si parla di salvezza, si parla di mare, io colgo un altro aspetto, che queste iniziative sono una sorta di stress test, come per le banche, sulla nostra Costituzione, che viva Dio, regge nonostante tutto e nonostante tutti. Ed è molto importante questo, badate, molto importante e molto... come dire, e che infonde in noi il coraggio di resistere. Commento? Uno velocissimo. Commento, lei ce l'ha velocissimo, glielo faccio, non glielo faccio. Facciamo partire il Milano. Collega Milano. Vediamo Milano come va. Allora, no, una cosa velocissima. Allora, l'Italia, per la Corte di Giustizia Europea, è il paese in Europa che esporta più armi in Nord Africa, in Libia, in tutti quei paesi dai quali provengono queste persone che scappano da regimi totalitari devastanti. Quindi, primo, sarebbe necessario un po' di umiltà e di autocoscienza critica. Primo. Secondo, questi paesi, spesso poveri, proprio a causa dei cambiamenti climatici, costringono le persone a causa della siccità e del cambiamento delle condizioni dei suoli, dei quali abbiamo parlato prima, a mettersi in fuga. Quindi, tant'è vero che l'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, parla di queste persone come di ecoprofughi. Quindi noi sostanzialmente siamo doppiamente responsabili di queste fughe di disperati. Eppure vengono in Italia.
Italia ci vengono rappresentati quotidianamente sotto il vero bombardamento mediatico come una minaccia, quando potrebbero essere un'opportunità. E chiudo perché è importante: la vera minaccia di questo paese non sono i migranti, come ha detto pochi giorni fa Don Luigi Ciotti, ma la criminalità organizzata. Domani abbiamo la manifestazione di Libera, invito tutti gli amici in ascolto a partecipare, perché quando un fenomeno dura da 160 anni non si può più chiamarlo emergenza. I migranti, e noi siamo pugliesi, abbiamo conosciuto negli anni 90 il fenomeno degli albanesi e della Vlora, abbiamo il dovere, soprattutto se ci diciamo cristiani, dell'accoglienza. Prima li salviamo e poi discutiamo, altrimenti è retorica. Bene, e il punto è che anche questo è, come dire, sì, è proprio, molto di questo diventa propaganda elettorale a tutti i fini. Signora? Infatti il punto è questo. Il bombardamento mediatico. Ahimè, a volte cosa succede? Che a livello mediatico alcune cose vengono un po' troppo enfatizzate e anche raccontate in modo diverso, raccontate a volte in modo diverso, perché chiaramente poi c'è che ogni gruppo politico e partito cerca di attaccare l'altro, e quindi io sono una positiva di natura e io vedo comunque il bene nelle azioni che vengono fatte, vedo il bene e mi auguro però che non venga stressato il cittadino che si trova dall'altra parte di uno schermo televisivo, perché molte volte queste situazioni vengono mostrate un po' molto più serie di quelle che invece realmente sono. Però si parla di gente, in questi casi le testimonianze sono state acclarate, di gente che tentava per la terza, quarta volta di fuggire da questi lager della Libia, quindi poi è difficile non compenetrarsi sul dramma di tanta gente, il dramma della gente poi dei nostri nonni, no? Io ho dei nonni che per esempio emigrarono negli Stati Uniti nel 1910 e vennero tenuti nell'isola Lager davanti a New York per un anno e mezzo dagli americani prima di averli visto. Quindi le migrazioni sono fatte bibliche, no? Da Mosè e dall'arca fino ai nostri giorni, e quindi su questo credo che ce lo portiamo sempre appresso, e chissà se noi un giorno fra mille anni saremo noi europei che varcheremo quel Mediterraneo cercando in Africa, no, la nuova terra promessa. Ragazzi, qui succede tutto nei grandi processi climatici. Adesso io devo chiedere scusa alla senatrice, perché invitandola abbiamo detto parliamo di ambiente, però abbiamo parlato di ambiente, ma certo, di clima ne abbiamo parlato, parliamo di anche clima, di rifiuti, che parliamo è un'altra delle okay, grandi scommesse a cui ci stiamo avventurando. Ora devo chiedere alla regia quanto tempo abbiamo per parlare di rifiuti. Abbiamo già fatto un'ora, riusciamo a ritagliarci 10 minuti? 10 minuti e parliamo di rifiuti. Rifiuti con la senatrice. Rifiuti in senso tecnico, non con rifiuti. Ok. Dica, qual è la sua posizione? Perché lei lo sa. Che io abbiamo noi abbiamo un dato nazionale che è sempre più complesso e complicato, di raccolta, di gestione. E allora le dico, è in un realtà caso romano che è sugli occhi di tutti, che è veramente ai limiti del collasso. Allora, io le parlo del con una di differenziata dati, che non decolla né a livello nazionale, sì, né a livello locale. Di dati nazionali che non sono così preoccupanti come lei sta dicendo, e questo non lo dico io, ma lo dice il rapporto sui rifiuti che è stato redatto poco fa e presentato anche da ISPRA. E sulla raccolta abbiamo qualche deficit ovviamente, e qua dobbiamo migliorarlo, ma per esempio sul riciclo, sa che noi l'Italia siamo a livello europeo una delle prime sul riciclo, quindi significa che si è messo ormai in moto un meccanismo che appunto è quello dell'economia circolare, con degli impianti che stanno funzionando bene, e la nostra rete quindi di imprenditori che stanno formando quella che io chiamo il circuito inverso, no? Per avere dal rifiuto una risorsa, sta iniziando a mettersi in moto. Quindi non siamo poi messi molto molto male. Ad esempio io ricordo alcuni dati, sicuramente abbiamo, ecco, come sempre ci sono un po' le regioni un po' del sud che arrancano un po' su alcune percentuali di recupero, però le cose non stanno così male. Stiamo andando avanti con l'economia circolare
e quindi con una serie di provvedimenti che verranno fatte. E abbiamo ascoltato... Che si intende per economia circolare? L'economia circolare si intende quattro direttive della Comunità Europea che stanno per essere recepite dal Ministero. Al Ministero ci sono 10 gruppi di lavoro tecnici, ognuno su ogni tematica particolare, e quindi saranno sviluppate, saranno quindi diciamo appunto sviluppate una serie di temi che viaggiano attraverso queste quattro direttive. Beh, i tempi quelli che ci chiedono diciamo l'Europa, quindi abbastanza diciamo siamo veloci. Sentiamo Milano, è vero quello che ha detto la senatrice, che siamo messi così bene rispetto all'Europa? No, dica la sua e facciamo controllo. Io ho altri dati, battute a parte, sicuramente sul riuso e il riciclo ci sono pratiche molto virtuose nel nostro paese, portate avanti soprattutto dalle agenzie proprie del CONAI, il consorzio degli imballaggi. Però naturalmente quello che va detto sull'economia circolare è naturalmente anche altro, ossia a partire da un dato numerico, perché i numeri ci aiutano a capire i fenomeni. Dal 2012-2013 le nostre città avrebbero già dovuto raggiungere per legge, non per vizio, per legge, l'obbligo del 65% di raccolta differenziata. A quanto siamo? Siamo molto sotto, sono pochissimi, oltre 40-45, sul 50%, molte siamo città, molto sotto. Siamo sotto, solo poche grosse città come Milano, Treviso, Parma hanno superato anche il 70-75%. A Roma sta? E Roma sta molto sotto. Insomma, c'è molto, sì, su 40 c'è molto da fare. Ma soprattutto un'altra cosa importante quando si parla di economia circolare, quindi il paradigma, il riuso, il riciclo, il recupero, è quello, come è stato per i cambiamenti climatici, proprio di, anche culturalmente e poi economicamente, di rovesciare il paradigma di riferimento, ossia passare da un'economia lineare a un'economia appunto circolare, dove il rifiuto da scarto diventa una risorsa. In Olanda si parla di cradle to cradle come approccio, ossia dalla culla alla culla. Che cosa significa? Che io non ragiono più sugli oggetti in termini di proprietà, ma in termini di uso. Allora, questa cosa è fondamentale, perché non solo in un paese difficile come il nostro, nel quale la piaga della disoccupazione non viene sempre affrontata nella giusta modalità, questo valore, questo sviluppo dell'economia circolare produrrebbe tanto lavoro, ma molto molto. Ma soprattutto è importante perché, messo a sistema questa esperienza, questa pratica, noi ottempereremo non solo a delle direttive comunitarie, ma eviteremo che i nostri suoli, ancora una volta torniamo ai suoli, nelle nostre città vengano inquinati, vengano contaminati nella falda acquifera, che si perpetrino le piaghe delle discariche abusive. È importante portare avanti questo enunciato e sperare che il ministro Costa, che su questo sta già lavorando molto bene, porti quanto prima nelle istituzioni, in Parlamento, l'End of Waste, che è una direttiva della quale abbiamo bisogno per mettere a sistema l'economia circolare. E questo, cioè, quali sono i passaggi fondamentali? Per favorire, insomma, il riuso. Per esempio, in queste settimane si parla di bonifica dei mari dalla plastica. Oggi, per esempio, i pescatori, se raccolgono la plastica, non la possono portare a terra perché ci rimettono, avrebbero dei problemi. Invece, se questa normativa fosse approvata ed entrasse in vigore con i suoi vari decreti, produrrebbe un beneficio per le marinerie e pescatori, ma è un esempio, perché vale per tutta la filiera della carta, del cartone, del vetro, dell'alluminio e così via. Ecco perché è fondamentale che l'Italia diventi un paese virtuoso su queste pratiche, e oggi non lo è pienamente. Sì, Milano, adesso lo chiedo alla senatrice, però queste chiacchiere documentate giuste ce le facciamo da quasi 10 anni. Sì. Cioè l'Italia deve diventare, l'Italia diventerà, poi dopo scattano le partigianerie, i tanti mille altri problemi di questo paese, e la plastica continua ad inondare i nostri mari. In Inghilterra hanno fatto una cosa molto semplice: se tu ti danno la bottiglia di plastica e gliela riposti a quello che te l'ha dato, ti fanno uno sconto sulla bottiglia allora, di plastica. Allora, i prodotti sfusi alla spina, ed è fondamentale. Sarebbe... Perché non facciamo allora queste cose, senatrice? Io non ho fatto due DDL su allora, queste cose. Allora, ecco, li dica e diamo battaglia su queste esatto, cose. Ho delle proposte. Dice, male non le portano, ma non ce ne devono arrivare mai. Ovviamente, esattamente. Sì. Allora, le racconto sia dei disegni di legge che ho fatto proprio su questo. Sì.
e sono disegni di legge che appunto cosa fanno? Cercano di eliminare a monte il rifiuto, quindi evitando che si crei quindi a valle. E riprende un attimo quello che è stato fatto appunto richiesto dalla Comunità Europea sulla plastica e la gestione della plastica, quindi c'è il discorso appunto del vuoto a rendere, c'è il discorso di utilizzare un po' più appunto magari detersivi, accedere alla spina, quindi riutilizzare come sempre lo stesso imballo esterno, cioè come vietare detto... in qualche modo che tanti esercizi diano la bottiglietta di plastica. Non ci vuoi, ci sono che, una che il bicchiere serie, deve essere biodegradabile. Anche quelli, su quelli stiamo parlando proprio nella di passare stagione balneare, della plastica. Se noi li blocchiamo almeno nella stagione balneare, sì, su tutta la costa italiana, non ci possono dare le bottigliette di plastica. La Puglia ha già aderito a questo, sì, utilizzerà solamente appunto quest'anno stoviglie in Puglia e poi la chiama compostabili. Quest'anno vado in Puglia e poi la chiama. Ma venga in Puglia, è biodegradabile. E poi c'è il ministro Conta che fra, Costa che fra un po' tirerà fuori il salvamare. Va bene, speriamo. Salvamare. Il punto è però com'è che non si arriva al 55% che è la media diciamo europea complessiva, perché in Italia facciamo e perché a Roma non ce la facciamo e stiamo al 43%? Lei è un ricercatore, è un ingegnere, se lo chiedo alla senatrice poi rischio di aprire un dibattito infinito che va a confluire sulla giunta d'Agi e non ci voglio entrare perché già ha problemi grossi come abbiamo documentato in inizio della trasmissione. Perché Roma che è la capitale non ce la fa e la differenziata non decolla? E perché l'Italia è fanalino di coda? Se gliela potessi dire con una battuta, siamo in conclusione. Ma sì, la monnezza è oro, direbbe qualche pentito. E quindi il problema è culturale, non è solo economico, non è solo politico, è culturale. Se noi non cambiamo i nostri stili di vita, noi continueremo a perdere tempo, a fare anche, ad avere anche buone pratiche, ma il sistema, perché si deve parlare di sistema, di logica strutturale, non lo cambiamo. L'ISPRA, ma così anche come Legambiente e tanti altri enti prestigiosi, producono dati sempre più approfonditi e aggiornati, ma questi dati rimangono dati se non vengono introitati da chi ha la responsabilità poi di cambiare le cose. Però insisto, e qui la senatrice ha ragione, dobbiamo fare atti concreti, perché se questo, no, atti no, ma io lo so, ma infatti il ricercatore offre gli strumenti, certo, il politico poi questi strumenti li il va, politico sì, oltre ad applicare però gli strumenti, c'è anche un altro strumento che io ritengo sia importante, che è quello dell'informazione e della formazione, certo. Infatti fra le nostre diciamo atti, le cose che stiamo effettuando, c'è anche questa proposta di insegnare appunto educazione ambientale nelle scuole, partire dai piccoli. Questo secondo me è al primo posto, è fondamentale. Oltre a quello che cerchiamo di fare con tutti gli eventi, perché tu puoi anche creare la legge, ma sappiamo che nulla può essere obbligato. No, devi cambiare quello che è dentro. Quindi, come diceva Rifkin, bisogna possedere una coscienza biosferica e a questo dobbiamo arrivare. Bene, allora diciamo che per esempio la Regione Lazio questo l'ha fatto, ha lanciato questo fumetto Capitan Ambiente che viene diffuso capillarmente e questo è il discorso appunto della educazione ambientale del rispetto della natura. Vorrei chiudere ringraziando Milano e ringraziando la Patti Labate che con grande pazienza ha sopportato situazioni anche leggermente scomode e la ringrazio per questo, per la sua trasparenza. Però io vorrei chiudere, e come appello lo faccio a voi, con quello che diceva George Bertrand Shaw: a domande complesse evitate risposte semplici, a domande complesse le risposte devono essere complesse e articolate, perché questo mondo ci pone costantemente davanti a domande complesse alle quali noi svicoliamo con stupidaggini semplici. E con questo è tutto, vi ringrazio per essere stati qui. Grazie, buonasera. Spero di avervi ospiti, certo. Alla prossima occasione, buonasera a tutti.